Deciditi per Gesù. Ballami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici, buon inizio settimana. Con grande entusiasmo accogliamo la parola di Dio dal Vangelo secondo Matteo capitolo 10, 34 fino al capitolo 11, versetto 1. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre, e la figlia da sua madre, e la nuora da sua suocera. E nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Amen. Cari amici, oggi abbiamo ascoltato un brano che la liturgia ci aveva già presentato circa una settimana fa, cioè quando ha parlato, in questo discorso missionario di Matteo, della divisione in casa tra padre, madre, figli, per causa del Vangelo. Vediamo in che cosa consiste e perché Gesù dice: non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra. Noi sappiamo che Gesù è il Messia, e la parola di Dio in Isaia capitolo 9 versetto 5 dice che il Messia è il principe della pace. Gesù è il principe della pace. Gesù, quando risorge, dice ai discepoli: Shalom, pace a voi. Gesù davvero porta una serenità che il mondo non ci può dare. Ma il contesto dove il brano di oggi è stato letto è totalmente differente. Sta parlando dell'azione di evangelizzazione. Quando, come era accaduto e come anche oggi accade, quando noi annunciamo e viviamo il Vangelo, purtroppo porta una separazione tra le persone che credono e quelle che non credono. Non per un motivo ideologico, ma perché certe scelte fatte in Dio, secondo giustizia, benevolenza, amore del prossimo, perdono, eccetera, eccetera, provocano necessariamente scontri e allontanamenti. Perché se invece seguiamo la logica del mondo, è giusto rubare in un modo di nascosto, è giusto commettere delle ingiustizie se gli altri non ti vedono, tanto anche l'altro fa così. Se invece decidiamo di essere fedeli, giusti, irreprensibili, veniamo scartati, e quando annunciamo la parola di Dio veniamo anche oltraggiati. Ecco perché, seguendo la sua parola, troviamo divisione da parte di alcune persone. Gesù dice: io sono venuto a portare una spada. Sapete che cos'è quella spada? Non è un'arma, anzi è un'arma, ma spirituale. Nella lettera agli Ebrei, al capitolo 4, al versetto 12, San Paolo dice che la parola di Dio è come un'arma affilata, tagliente, a doppio taglio. È efficace, è viva, è vivente.
E nella lettera agli Efesini, sempre San Paolo al capitolo 6 dice: rivestitevi dell'armatura spirituale prendendo in mano la spada della parola. È la parola, fratelli e sorelle, l'arma del cristiano, la parola di Gesù, il Vangelo della buona notizia, il Vangelo della risurrezione, il Vangelo della croce di Cristo che è la vittoria sul male, la vittoria definitiva. E questa spada provoca una separazione, provoca una scelta radicale. Forse sembrerebbe brutto dire, ma o si è in Gesù e con Gesù, o si è contro Gesù. Perché? Perché il Vangelo ti impone una legge, la legge dell'amore, la legge della fiducia. Parlare di legge è un po' ridicolo, perché è il cuore che si adegua a Dio, che ha fiducia nel suo Verbo, in Gesù Cristo. Ecco perché ciò che hanno vissuto i primi discepoli lo possiamo vivere anche noi. Seguire la parola, seguire la spada di Dio, la sua parola, provoca rotture, divisioni. Perdiamo amici, perdiamo parenti, perdiamo a volte forse anche il lavoro. Tante situazioni contro di noi, ma chi persevererà fino alla fine sarà salvato. Quindi l'incoraggiamento di oggi è andare avanti, non temere, non avere paura di coloro che ci rifiutano, che parlano male di noi, perché siamo cristiani. Invece prendiamo una nuova e ferma decisione di seguire Cristo, lo scopo della nostra vita, la gioia e il tesoro della nostra famiglia. Signore Gesù, grazie perché tu sei entrato anche oggi in mezzo a noi. Proclamiamo che sei il principe della pace e che oggi allontana il male da noi. Proclamo che tu sei davvero il mio salvatore. Voglio vivere in te e con te. Donami la forza e il tuo Spirito Santo per andare avanti di fronte al pericolo, alla persecuzione, agli oltraggi. E donami sempre la gioia di testimoniarti agli altri e ai miei amici. A te la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Cari amici, allora lo slogan di oggi è: deciditi per Gesù. Decidiamoci per Lui. Non indietreggiamo, non siamo tiepidi, perché il Signore vuole un sì deciso per fare compiere la sua volontà. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao.